Brain, il cervello come non l'avete mai visto prima. Iniziamo alla scoperta dei neurotrasmettitori. Ma che cosa sono? I neurotrasmettitori sono messaggeri chimici endogeni, aiutano la comunicazione fra i neuroni ed il neurone ed il corpo. I neurotrasmettitori si trovano nel bottone sinaptico in piccole vescicole e all'arrivo dell'impulso nervoso vengono liberati nella fessura sinaptica. Ma a che cosa servono? Regolarizzano il battito cardiaco, la respirazione, la digestione, il sonno, la concentrazione e l'umore. I più importanti sono: glutammato è il neurotrasmettitore presente maggiormente, coinvolge la memoria e l'apprendimento. GABA è la molecola che riduce l'ansia. È un neurotrasmettitore inibitore, rallenta l'attività cerebrale e si trova all'interno e al di fuori del sistema nervoso centrale. In sintesi, riduce lo stress e l'ansia. Dopamina è la molecola della motivazione. Controlla il movimento, la sensazione di piacere, la capacità di attenzione, l'apprendimento e l'umore. La serotonina è l'ormone della felicità. Aumenta ingerendo determinati tipi di cibi, meditando, con rapporti sessuali e con la luce solare. Per ultimo abbiamo l'acetilcolina. È stato il primo neurotrasmettitore ad essere scoperto. È il neurotrasmettitore di tutti i nervi che controllano la muscolatura volontaria. Grazie mille per l'attenzione. Alla prossima puntata.